Un saluto da Enrico Venturini che vi parla e dalla truppa esterna di TSE che si sta prodigando per questa santa messa celebrata in rito bizantino greco che oggi, domenica 15 gennaio 1989, viene effettuata a Piana degli Albanesi e precisamente dalla chiesa cattedrale di San Demetrio. Oggi la diocesi di Piana festeggia la chirotonia episcopale, la consacrazione del nuovo vescovo, l'archimandrita Papas Sotir Ferrara. Due parole sull'eparchia. Dopo la morte di Giorgio Castriota Skanderbeg nel 1468, il grande eroe che meritò da Papa Callisto III gli appellativi di atleta di Cristo e difensore della fede, popolazioni del Peloponneso, dell'Epiro e della Tessaglia e di città come Corone, Modone e Nauplia, incalzate dai turchi, furono costrette ad emigrare e trovarono in Sicilia un asilo sicuro. Ad alcuni di questi profughi, con atto del 30 agosto 1488, vennero assegnati i feudi di Marco e Andigli dall'arcivescovo di Monreale, Cardinale Borgia. Sorse così, nel XV secolo, alle falde del Monte Pizzuta, un agglomerato che i suoi abitanti chiamarono Hora, città. Poco dopo, i suoi fondatori furono costretti, per la rigidità del clima, a scendere nella pianura sottostante, donde il nome di Piana. Essa venne chiamata sino al 1940 Piana dei Greci, dopo di allora si chiamò Piana degli Albanesi. Con bolla apostolica Sedes del 26 ottobre 1937, Papa Pio XI istituiva l'eparchia o la diocesi di Piana dei Greci, per i fedeli di rito bizantino greco della Sicilia. Piana diveniva così sede di diocesi e la sua chiesa di San Demetrio, da dove vi parliamo, era elevata a dignità di cattedrale. Il cardinale Luigi Lavitrano, arcivescovo di Palermo, che tanto si era battuto per la creazione della nuova diocesi, diveniva anche amministratore apostolico, mentre Monsignor Giuseppe Perniciaro, eletto vescovo di rito greco nella stessa data dell'eparchia e consacrato il 16 gennaio 1938, veniva scelto come ausiliare per la nuova diocesi bizantina. Nel 1967, infine, l'eparchia acquista una completa autonomia per la nomina di Monsignor Giuseppe Perniciaro a vescovo residenziale di essa. A questa nuova eparchia vennero assegnate, oltre ai comuni di Piana e di Santa Cristina Gela, le parrocchie e i fedeli di Contessa Entellina, di Palazzo Adriano, di Mezzoiuso ed infine la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio di Palermo, detta la Martorana, che veniva elevata a dignità di concattedrale. Vediamo in questo momento l'ingresso in chiesa della processione che si è dipartita dalla chiesa di Santa Maria Dodegitria nella piazza di Piana. Adesso la vediamo entrare in cattedrale. A questa solenne cerimonia partecipano tutti i vescovi della Sicilia. E ancora il vescovo consacrante, che sarà Maroslav Marušin, sottosegretario della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. Il testo per la celebrazione è la liturgia di San Giovanni Crisostomo, formulario che è stato istituito a partire del IV secolo e si è stabilito definitivamente intorno al 1000, ma che era già in uso nella Chiesa bizantina.
La liturgia della Chiesa romana, la più diffusa in tutto il mondo, una liturgia letteralmente ecumenica. La usano tutte le chiese ortodosse in Oriente e in diaspora, le chiese di Costantinopoli, Romania, Bulgaria, Grecia, Russia, Serbia ed altre ancora, e le chiese cattoliche orientali di tradizione bizantina, la chiesa melchita, ucraina, slava ed altre, tra cui le chiese italo-albanesi di Calabria e di Sicilia. Al contrario della liturgia latina, che soltanto dopo il Concilio Vaticano II è stata tradotta nelle lingue locali parlate, essa è sempre celebrata nelle varie lingue della sua diffusione, oltre che nella lingua greca originale. Vediamo in questo momento inquadrato Sua Eccellenza Monsignor Ercole Lupinacci, Vescovo di Lungo Calabro. Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Palermo, Amministratore Apostolico di Piana degli Albanesi, Presidente della Conferenza Episcopale. Vediamo in questo momento inquadrato Papa Sotir Ferrara, nuovo vescovo dell'eparchia, il terzo vescovo dell'eparchia di Piana degli Albanesi, dopo Monsignor Perniciaro e Monsignor Ercole Lupinacci. Adesso diamo lettura. L'arciprete della chiesa di Piana legge la bolla pontificia dell'elezione del nuovo vescovo. Di Sua Santità Giovanni Paolo II. Che legge l'archimandrita Papa Sotir Ferrara, vescovo di Piana degli Albanesi. Giovanni Paolo, vescovo dei servi di Dio, al diletto figlio Salvatore Ferrara, sincello della chiesa eparchiale di Piana degli Albanesi, eletto vescovo ed eparca della stessa sede, salute e apostolica benedizione. Nulla si potrebbe avere per noi di più desiderabile e di più lieto che tutte le comunità ecclesiali che seguono le proprie e varie consuetudini tradizionali rifulgano e splendano in numerosi esempi di religiosità. Sappiamo che ciò può avvenire più facilmente e più efficacemente se le stesse chiese sono dotate di pastori solleciti ed attivi. Per questo motivo abbiamo pensato di doverci affrettare a mandare una solerte guida e un maestro alla comunità eparchiale di Piana degli Albanesi, che ultimamente il venerabile fratello Ercole Lupinacci ha lasciato per svolgere altrove il suo ministero. Perciò,
Abbiamo rivolto il nostro animo e la nostra mente a te, diletto figlio, sapendoti egregiamente colto nelle discipline teologiche e versato nelle dottrine umane, specialmente nell'arte dei numeri. Abbiamo deciso che poteva nella maniera migliore essere affidato alle tue cure il compito di guidare questa Chiesa. Pertanto, col consiglio del venerabile nostro fratello cardinale, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, basandoci sulla nostra autorità apostolica, ti nominiamo e dichiariamo eparca, vescovo di Piana degli Albanesi, con tutti i diritti e gli obblighi che sono contenuti nel Codice Orientale. Per i giuramenti e gli altri adempimenti siano osservati alla lettera i canoni dello stesso codice. Darai notizia della tua elezione al clero e al popolo della tua comunità, che noi esortiamo nel Signore a collaborare con te nell'osservare le genuine consuetudini che confermano e fanno progredire la religiosità di tutto il corpo ecclesiale. Non vogliamo infine, diletto figlio, firmare questa nostra lettera prima di dichiararti la nostra predilezione, che certamente mai verrà meno nell'espletare il gravissimo ministero, e la vogliamo estendere al tuo diletto Grecia. Desideriamo inoltre pensare con te quanto sia bella l'immagine della Chiesa Cattolica, che veramente mostra una mirabile varietà. Dato in Roma presso San Pietro il giorno 8 del mese di novembre dell'anno del Signore 1988, undicesimo del nostro pontificato. Giovanni Paolo, Papa di Roma. La lettura. Parla adesso Sua Eminenza il Cardinale Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Palermo. La bolla pontificia di nomina ci dà la certezza che colui che sta per essere consacrato, Papas Sotil Ferrara, è il legittimo vescovo di questa Chiesa Santa di Dio che è in Piana degli Albanesi. E vescovo di tutti i fedeli che questa Chiesa compongono, siano essi di rito bizantino che latino. Papas Sotir viene ordinato vescovo per essere colui che lo Spirito Santo pone per reggere questa Chiesa. Tale è il significato dell'ordine che gli viene conferito nella liturgia che segue. È il sacramento dell'ordine conferitogli al più alto livello, che è quello dell'episcopato, e la sua efficacia sacramentale precede e supera di per sé stessa ogni successiva specificazione rituale. Per indicare tale unità dell'Episcopato, anche noi, confratelli vescovi di Sicilia, di rito latino ed eventualmente di altri luoghi, vedo che ce ne sono, anche noi imporremo le mani sul capo dell'eletto, dopo che
tre conconsacranti bizantini lo avranno fatto. Identico infatti è il suo al nostro mandato, mandato che riceve dal Signore, uguale la sacra potestà, uguale anche la ecclesiale responsabilità. Egli saprà come badare con saggezza ed imparzialità all'una e all'altra parte dell'unica comunità. Tutti considerando come fratelli e figli che il Signore gli affida da pascere per la vita eterna. La capacità che i fedeli mostreranno di saper vivere in armonia nell'osservanza delle particolari discipline e legittime consuetudini sarà una testimonianza di alto valore ecumenico che i nostri fratelli separati di Oriente potranno apprezzare. La comunità di Piana degli Albanesi ed io stesso, che durante la vacanza di questo anno ne sono stato l'amministratore apostolico, ringraziamo il Santo Padre della provvista che ha fatto e la Sacra Congregazione per le Chiese Orientali che se ne è fatta tramite, e ringraziamo anche i tre eccellentissimi vescovi di rito bizantino appositamente venuti per la consacrazione. Ed anticipo anch'io quello che tra poco, dopo la professione di fede per tre volte solennemente ripetuta dall'eletto, quello che i due sacerdoti concelebranti chiederanno al vescovo consacrante: Keleuson, Keleusate, Keleuson, Keleuson despota agie. Ordinalo, ordinatelo, ordinalo, o Santo Signore, perché lo Spirito che scende dall'alto è Lui che consacra il nostro fratello Papas Sotir perché sia vescovo, pastore, maestro e padre di questa santa Chiesa di Dio. E chiudendo così con questa consacrazione il mio mandato di amministratore apostolico della eparchia, tutti saluto e tutti benedico nel Signore. Abbiamo sentito le parole dell'arcivescovo nonché amministratore apostolico della diocesi di Piana di Albenese e sua eminenza reverendissima il cardinale Salvatore Pappalardo. Adesso avrà inizio la sacra liturgia di San Giovanni Crisostomo. I celebranti si porteranno davanti all'iconostasi e inizieranno le preghiere. Il coro canta la grande doxologia, fa parte dell'ortus mattutino che precede la santa liturgia.
Il cerimoniale della liturgia rappresenta i principali misteri della vita di nostro Signore Gesù Cristo: la nascita, il battesimo, l'ingresso in Gerusalemme, la morte, la resurrezione, l'ascensione, la Pentecoste e la parusia, ossia la seconda venuta. Vediamo in questo momento inquadrato Sua Eccellenza Miroslav Marušin, sottosegretario della Sacra Congregazione per la Chiesa, per le Chiese Orientali. Sarà il Vescovo consacrante. Vediamo in questo momento inquadrati, visibilmente commossi, il fratello e la sorella di Papa Sotir Ferrara. Sato do fo
I siculi albanesi, assieme ai loro fratelli dell'eparchia di Lungo Calabro, rappresentati qui oggi dall'eparca Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ercole Lupinacci, che vediamo inquadrato in questo momento, anche lui vescovo consacrante, ed insieme alla comunità monastica dei basiliani di Grotta Ferrata, presenti oltre oggi che con alcuni ieromonaci, anche con l'archimandrita Paolo III Giannini, costituiscono la continuazione della presenza della Chiesa greca in Italia dal VI secolo ad oggi. Abbiamo visto la benedizione col tricero e col bicero. Il tricero rappresenta la Trinità, mentre il bicero la natura umana e divina di Cristo. Adesso ha inizio la liturgia di San Giovanni Crisostomo. Ευλόγη σον δέσποτα, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθώμε. Μεταβίσιος ευλαβίας και φόβου Θεού ίσιον τον εν αυτό του Κυρίου δεϊθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθώμεν. Siamo al momento della liturgia dei catecumeni. Viene rappresentata la vita nascosta e pubblica del Signore. Il diacono esorta gli uomini alla preghiera, invita l'assemblea dei fedeli a rispondere alle invocazioni che la Chiesa in questo momento pone sulle sue labbra e che continua a ripetere fin dall'epoca apostolica. Il coro risponde ad ogni petizione, Signore pietà. Kyrie eleison. Questo grido breve, ma anche così profondo, è toccante, che i fedeli elevano in risposta a ciascuno delle numerose varie invocazioni della liturgia diaconale. È una pressante istanza alla misericordia divina per implorare l'avvento del regno di Dio, quel regno che Cristo ha promesso di dare a coloro che lo cercano. Colui infatti che implora la sua misericordia cerca di ottenere il suo regno.
di porundon osundon camnondon ec maloton che di sotirias afton tu kiriu dei toma. Από βάση λήψιο, οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθώμα. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα. Vediamo in questo momento inquadrati alcuni delle personalità presenti a questa celebrazione. Sua Eccellenza Vincenzo Paino, Procuratore della Repubblica. Siamo al momento delle antifoni. Le antifone sono tre, sono dei canti tratti dai salmi annunzianti profeticamente la venuta del Figlio di Dio nel mondo. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όδησον το κράτος και του εστίνη βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. E questa la seconda antifona. Il Signore regna, si è rivestito di splendore, il Signore si è ammentato di fortezza e se ne è cinto. Sono queste le parole che il coro canta. Thank you.
vediamo in questo momento i nostri cameraman inquadrare una parte dell'iconostasi che è relativa al canto che si sta facendo in questo momento, l'umanizzazione di Cristo. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αγιατός και φυράν, λόγος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναμεγκομέν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Veniamo in questo momento inquadrato Oliver Rackets, rettore del seminario greco. In questo momento adesso avrà inizio il piccolo Isodos e subito dopo la chirotonia episcopale, cioè la consacrazione episcopale del nuovo vescovo, del vescovo eletto. Il piccolo Isodos verrà portato il Vangelo in mezzo all'assemblea. In questo momento ha inizio la cerimonia della chirotonia episcopale. I due sacerdoti concelebranti, Paolo III Giannini, archimandrita di Grotta Ferrata, adesso avrà inizio la chirotonia episcopale, dicevamo prima, i tre sacerdoti consacranti, i tre vescovi consacranti, Sua Eccellenza Maroslav Marushin, sottosegretario della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, Sua Eccellenza
Ercole Lupinacci, vescovo di Lungro Calabro, e Sua Eccellenza l'Esarca di Atene, Prindesis Anargiro, prenderanno posto davanti al Solea. Vediamo in questo momento che viene stesa l'aquila, un'aquila verrà messa a terra con una città, disegnata una città e dei fiumi. Questo tappeto simboleggia la città alla cui cura spirituale sarà preposto il nuovo vescovo, dalla cui sapienza e prudenza devono scorrere fiumi spirituali di dottrina. Salvatore, protetto da Dio e candidato vescovo, viene presentato per ricevere la ordinazione di vescovo della città di Piana degli Albanesi, salvata da Dio. Cosa sei venuto qui a chiederci? La chirotonia della grazia episcopale, voluta per me da Sua Santità Giovanni Paolo, Papa di Roma. E in che cosa credi? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, recitando il nato credo, dal Padre prima di vescovo tutti i secoli, consacrante. Luce da luce, simbolo niceno Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del per Padre. Due volte. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato e patì e fu sepolto ed il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amin. La grazia dello Spirito Santo sia con te. Δήλωσον ημίν πλατύτερον. Πώς ομολογείς il vescovo viene portato ancora un po' più avanti al centro dell'aquila, il tappeto che rappresenta l'altezza della dignità a cui viene elevato il nuovo vescovo e la sublimità dei suoi pensieri sotto l'influsso dello Spirito Santo. A questo punto il secondo vescovo chiede al candidato: esponici in maniera più ampia cosa professi sulle proprietà delle tre persone della incomprensibile divinità. E il candidato risponderà in greco ancora una volta il credo, ma in una maniera più sviluppata. O patira genitos che anarchos, ugarestin aftu ti presbiteron, in garekinos. Credo in un solo Dio, distinto in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, distinto, dico, secondo le proprietà, ma indiviso secondo la sostanza. Egli è insieme tutto, Trinità e tutto unità, unità secondo la sostanza, la natura e la forma, Trinità secondo le proprietà e la denominazione, perché uno è chiamato Padre, l'altro Figlio, l'altro Spirito Santo. Il Padre non è generato e non ha principio, infatti non vi è cosa alcuna più antica di Lui,
Se vi fosse qualcosa, quello certo sarebbe Dio. Inoltre non ha principio perché da nessuno ha l'essere, nemmeno da se stesso. Credo che il Padre è causa del Figlio e dello Spirito, del Figlio per generazione, dello Spirito per processione. In essi tuttavia non vi è né diversità né separazione, ma unicamente la differenza delle proprietà ipostatiche, perché il Padre genera il Figlio ed emana lo Spirito Santo. Il Figlio è generato dal solo Padre e lo Spirito Santo procede dal Padre. Così venero un solo principio e riconosco che il Padre è l'unica causa del Figlio e dello Spirito. Affermo così che il Figlio è il principio eterno e infinito, non come principio delle creature, quasi egli fosse il primo creato, superiore ad esse per privilegio di antichità. Non sia mai. Questo è delirio dell'impietà ariana. Quello esacrabile Ario, infatti, bestemmiava dicendo creature il Figlio e lo Spirito Santo. Io invece proclamo il Figlio principio come proveniente da colui che è senza principio. E per non presentare assieme due principi accanto al principio che si dice del Figlio, proclamo lo Spirito Santo, poiché insieme e nello stesso tempo hanno l'essere del Padre, uno per generazione, l'altro per processione, come l'ho già detto. Il Padre non è diviso dal Figlio, né il Figlio dallo Spirito, né lo Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, ma il Padre è tutto nel Figlio e lo Spirito Santo, e il Figlio è tutto nel Padre e nello Spirito Santo, e lo Spirito Santo è tutto nel Padre e nel Figlio, uniti nella distinzione, distinti nell'unità. Confesso poi che il Verbo di Dio coeterno al Padre, al di là del tempo incontenibile, infinito, si abbassò fino alla nostra natura povera, debole e umiliata, e dal sangue casto e virginale della sola Immacolata e pura Vergine assunse l'uomo umiliato e decaduto. L'assunse interamente per donargli nella sua misericordia la grazia della salvezza. Avvenne allora l'unione ipostatica delle due nature. Né il bambino fu perfezionato con fasi progressive, né le nature convenute insieme si unirono con disordine o confusione o mescolanza. Né in un uomo già sussistente il Verbo si fece uomo, di modo che l'unione fosse soltanto relazionale, come afferma Nestorio, abominevole a Dio e di opinioni giudaiche, né fu privo dell'intelletto e di anima, come afferma l'insensato Apollinare, il quale, delirando, asseriva che la dignità sostituì l'intelligenza umana. Io, invece, confesso che egli medesimo è perfetto Dio, egli medesimo è perfetto uomo, così da essere insieme carne e Verbo di Dio, carne animata da anima ragionevole e intellettiva e che salvaguarda anche dopo l'unione tutte le prerogative naturali della sua divinità e che non cambiò né quella della divinità né quelle dell'umanità a motivo dell'unione senza confusione con il Verbo. Egli possiede una sola ipostasi che in sintesi serba integre le due nature e le due energie. Confessa ancora che egli assunse ogni incolpevole passione insita nella nostra natura, ma non il peccato perché non appartiene alla natura. Assunse la fame, la sete, la stanchezza, le lacrime e simili. Esse agirono in lui non per costrizione come in noi, ma perché la volontà umana si sottometteva a alla sua volontà divina. Infatti, volontariamente ebbe fame, volontariamente ebbe sete, volontariamente si stancò, volontariamente morì. Morì dunque accettando la morte per noi, mentre la sua divinità restava impassibile. Colui che toglie il peccato del mondo, infatti, non era soggetto alla morte, ma per strapparci tutti dalla mano vorace della morte, offrì il proprio sangue a suo Padre. E la morte, entrando in conflitto con il suo corpo umano, fu atterrata dalla potenza della divinità. E le anime dei giusti, imprigionate da secoli, furono strappati dagli inferi.
Dopo essere risuscitato dai morti ed essersi mostrato sulla terra fra i discepoli durante 40 giorni, fu assunto al cielo e si assise alla destra del Padre. Dico destra del Padre e non in senso locale circoscritto, ma chiamo destra del Padre la gloria senza principio ed eterna che il Figlio aveva prima dell'incarnazione e serbò anche dopo l'incarnazione, perché la sua santa carne è adorata assieme alla sua divinità in una adorazione unica. Il Vescovo gli dà la benedizione, la grazia dello Spirito Santo sia su di te, ti illumini, ti confermi e ti istruisca per tutti i giorni della tua vita. Il candidato fa un altro passo avanti. Sua Eccellenza Ercole Lupinacci chiede in albanese: spiegaci in maniera ancora più chiara cosa professi sull'incarnazione del sussistente Figlio e Verbo di Dio e quante nature sostiene che vi sono nello stesso unico Cristo Dio nostro. Papa Sotir risponde: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Egli non ha principio, non è generato, non ha causa, ma è principio naturale, causa del Figlio e dello Spirito. Credo poi nel suo Figlio unigenito, da Lui generato, senza mutazione e senza tempo, a Lui consostanziale, tramite il quale tutte le cose sono state create. Credo anche nello Spirito Santo che procede dallo stesso Padre ed è adorato e glorificato con il Padre e il Figlio, in quanto coeterno e consostanziale pari nel regno, nella gloria creatore dell'universo. Credo che uno della sovrastanziale edificante Trinità, l'unigenito Verbo, discendendo dai cieli per noi uomini e per la nostra salvezza, si è incarnato dallo Spirito Santo alla Vergine Maria e si è fatto uomo. Diventò cioè uomo perfetto, rimanendo Dio senza nulla cambiare o alterare della sostanza divina a motivo dell'unione con la carne, avendo assunto senza mutazione la natura umana. Con essa subì la sofferenza e la croce, rimanendo però immune da ogni sofferenza nella sua natura divina. Il terzo giorno risuscitò dai morti, è salito ai cieli, siede alla destra del Dio Padre. Pra edhe posa që u njerëzua fjale e përëndis, u rëfjen e dishmon një ipostas, dua thom një vet heja, e u një vet kam bese ligiron. Confesso inoltre una sola ipostasi del Verbo incarnato e credo che egli stesso è uno solo e lo proclamo Cristo in due volontà e nature, dopo l'incarnazione, dalle quali e nelle quali esiste, conservandole integre, conseguentemente venero due energie dello stesso Cristo e due volontà, ciascuna natura conservando integre la propria volontà e la propria energia. Rende un culto relazionale, non di adorazione, ma anche alle divine e sacre iconi dello stesso Cristo e della purissima Madre di Dio e di tutti i santi, ma l'onere ad esse dovute lo riconducono ai loro archetipi. Coloro che pensano in modo diverso da questo o ne discordano, io li respingo. Anatemizzo Ario e quanti sostengono le sue opinioni e aderisco al suo folle errore. Anatemizzo Macedonio e quelli del suo partito, giustamente chiamati Pneutomachi. Similmente respingo e anatemizzo Nestorio e gli altri eresiarchi e i loro seguaci. Proclamo chiaramente ad alta voce anatema a tutti gli eretici, anatema a tutti gli eretici, anatema a tutti gli eretici. Confesso infine e proclamo che la nostra Signora Maria è propriamente in verità Madre di Dio, perché ha generato nella carne uno della Trinità, Cristo nostro Dio. Ella mi sia aiuto, riparo e protezione in tutti i giorni della mia vita. La grazia dello Spirito Santo
per mezzo della mia umiltà. Promuovete, Salvatore, sacerdote, protetto da Dio, vescovo della città di Piana degli Albanesi, salvata da Dio. Il vescovo consacrante adesso porgerà al candidato l'ipogonazion, cioè il paramento sacro a forma di rombo su cui è decorata una croce portato dai dignitari ecclesiastici all'altezza del ginocchio. Anticamente vi si conservava il testo dell'omelia. Prendi il pastorale per parcere il gregge di Cristo a te affidato, il pastorale, dicendo: per i fedeli che ti sono soggetti sia appoggio e sostegno, per i disubbidienti e riottosi invece usalo come pastorale di correzione e di salvifica punizione. Il pastorale in metallo prezioso, dalla cui sommità si dipartono due testi di serpenti, simboleggia la prudenza che deve caratterizzare la dignità episcopale. Vescovo consacrante, Sua Eccellenza Maroslav Marushin, incensa Sua Eminenza il Cardinale, i Vescovi latini di Sicilia e tutta l'Assemblea. Thank you.
Отця і Сина, і Святого Духа, мудріє в свої сторони місця. Vescovo consacrante, benedice il popolo col tricero e col dicero per tre volte, dicendo: Signore, Signore, riguarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna e falla prosperare, perché la tua destra l'ha piantata. Signore, Signore, riguarda dal cielo e vedi, e visita questa tua vigna, cui piantò la destra tua. Il coro risponde: Signore, salva i pii cristiani ed esaudisci. E biblion ex uranuque ide, che biscipset in ambelon tautin, che catartis autin, in efitevsin idexia. Thank you.
Il vescovo eletto, accompagnato dai due sacerdoti concelebranti, Oliver Rackets, rettore del seminario greco di Roma, e da Paolo Terzo Giannini, viene presentato ai vescovi consacranti. I due vescovi, i due sacerdoti concelebranti dicono: ordina, ordinate, ordina Signore. Sempre accompagnato adesso dai due vescovi, Prindesis Anargyro Esarca di Atene, e da Maroslav Marushin, sottosegretario per la Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, il nuovo vescovo fa il giro dell'altare per tre volte baciando gli angoli. I quattro angoli della mensa rappresentano i quattro santi evangelisti. Compiuti i tre giri, il consacrando si inginocchierà davanti all'altare. Ecco, il vescovo consacrante prende il Vangelo, lo apre e lo impone sul suo capo. Anche gli altri due vescovi sostengono il libro dei Vangeli. Tutti e tre tengono la mano sul capo dell'ordinando. Il vescovo consacrante dice: con il voto e il consenso di Sua Santità Giovanni Papa Paolo, Papa di Roma, la Divina Grazia, che sempre cura le ferite e completa ciò che manca, promuove Salvatore, sacerdote protetto da Dio, vescovo e preposto alla città di Piana degli Albanesi. Salvata da Dio, preghiamo dunque per lui affinché scenda su di lui la grazia dello Spirito tutto santo. I concelebranti rispondono: Signore, pietà. Costituito le serie dei gradi e degli ordini per il servizio e il ministero dei venerandi e purissimi tuoi misteri del tuo santo altare.
In primo luogo gli apostoli, poi i profeti e quindi i dottori, tu stesso, o Signore di ogni cosa, corrobora anche questo nuovo eletto, estimato degno dell'elevazione al evangelico giogo e alla dignità episcopale. Per la mano di me, peccatore, e dei concelebranti qui presenti, e coepiscopi, con la discesa e la potenza e la grazia del tuo Santo Spirito, come hai corroborato i santi apostoli e profeti, come hai unto i re, come hai santificato i pontefici, rendi irreprensibile il suo episcopato, adornandolo in ogni virtù, confermandolo nella santità, affinché sia degno di chiedere quanto necessita per la salvezza del popolo e sia da te esaudito. O ti igiaste su to onoma, chiede doxa stesso i vasilia, tu patros, che tu io, che tu agio pneumatos, nin che ai Christus onos, ton e onon. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης, της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Vediamo in questo momento inquadrato il cardinale Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Palermo, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Cirincione, vescovo di Piazza Armerina, l'arcivescovo di Monreale Cassisa, l'arcivescovo di Catania Luigi Bonmarito, υπέρε του Αρχιεπισκόπου Μυροσλάβου Στεφάνου, Ιεροσύνης Αντιλήψεως, impone le mani adesso Angelo Rizzo, vescovo di Ragusa, της αυτού και του έργου των χειρών αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρε του δούλου του Θεού Σωτήρος, του νυνή προχειριζομένου Επισκόπου, και της σωτηρίας αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, Salvatore Mondello, vescovo di Caltagirone, Pio Vigo, vescovo di Nicosia, Rosario Mazzola, vescovo di Cefalù, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, και τον πίστη κούντρεν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Και υπέρ πάντων των χρυζόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Εν βέσκοβο
dice facendo il mondo la tutta santa, intemerata, benedetta sopra ogni creatura e gloriosa Nostra Signora, la Madre di Dio e sempre Vergine Maria, con tutti i santi raccomandiamo noi stessi gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio. Il popolo risponde sì, Kyrie, a te, o Signore. Signore, Dio nostro, che non potendo l'umana natura sostenere la presenza della divinità, hai costituito nella tua provvidenza maestri simili a noi per natura, ma che vengono elevati fino al tuo trono affinché possano offrirti sacrifici e offerte per tutto il popolo tuo. Tu, o Signore, rendi anche costui che è stato dichiarato dispensatore della grazia pontificale, imitatore del vero pastore che pone l'anima sua per le sue pecorelle, guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, maestro degli insipienti, precettore dei fanciulli, luminare del mondo, affinché perfezionando le anime a lui affidate, in questa vita sia presente al tuo tribunale senza confusione e ottenga la grande ricompensa che hai preparata per coloro che si affaticano per la predicazione del tuo santo Vangelo. Son garesti toilin che sozin o Theosimon, che si tindoxan anapempomen, to patri che to io, che to io pneumati, nin che ai Christus eonas, ton eonon. A questo punto il nuovo vescovo si alza e si spoglierà del felonion, il paramento liturgico sacerdotale consistente in questa ampia veste senza maniche e che possiamo paragonare alla casula latina. Il vescovo consacrante mostrerà il saccos episcopale ai fedeli e gli domanderà: è degno? E i concelebranti e il coro, gli uni dopo gli altri, risponderanno per tre volte: Axios, è degno. Il nuovo vescovo indossa il saccos e l'omoforion, quindi abbraccerò, ecco l'omoforion, è una lunga e larga stola corrispondente al pallium dei vescovi latini, anticamente era riservato ai solo patriarchi e ai vescovi metropolitani, oggi è concessa a tutti i vescovi. Adesso il nuovo vescovo scambierà il segno di pace con tutti i concelebranti. L'abbraccio di pace con l'esarca di Atene, le Anargyro Prindesis, con Ercole Lupinacci, vescovo di Lungro Calabro e secondo eparca di Piana degli Albanesi.
I due diaconi lo porteranno adesso presso i vescovi latini, penso che inizierà da Sua Eminenza, ecco, Sua Eminenza il Cardinale Salvatore Pappalardo. Lauricella, Arcivescovo di Siracusa, Sua Eccellenza Cassisa, per Ragusa Angelo Rizzo, Pio Vigo di Nicosia, Luigi Bommarito, Arcivescovo di Catania, Rosario Mazzola, Vescovo di Cefalù, Monsignor Sgalambro, adesso invece Monsignor Nick Prela, εξάστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Il nuovo vescovo è seduto dietro la mensa e da questo momento lui continuerà la liturgia come primo vescovo. Τέγνον τιμώθε παρικολουθικάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη μομονή, της διωγμής, της παθήμασι, η άμη εγένετο, εν αντιοχία, εν εικονίο, εν ελίστρης, ιους διωγμούς υπήνεγα και εκπάνδον μερίσα το Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και εγωιτές προκόψουσιν επί το χείρον, πλάνοντες και πλανόμενοι. Σιδεμένεν εις έμαθες και επιστώθεις, ειδός παρατείνος έμαθες και ό,τι αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας. Τα δυναμένα σε σοφίσε η σωτηρία, διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Il popolo canta l'alleluia. A questo punto è il momento del Vangelo. Il Vangelo di oggi nel rito bizantino è il Vangelo del fariseo e del pubblicano. Thank you.
Ancora una volta vediamo inquadrati i genitori, la mamma di Papa Sotir Ferrara, ora Sua Eccellenza Ferrara, vescovo dell'eparchia di Piana degli Albanesi, e la sorella. Il momento dell'omelia, Sua Eccellenza Miroslav Marušin terrà l'omelia dopo che il vescovo eletto ha benedetto con il Vangelo. Carissimi fratelli e sorelle, il divino ordine dei vescovi direbbe ancora oggi a noi, Dionigi Areopagita, è il primo degli ordini contemplanti Dio.
all'ordine dei Vescovi, al di sopra di ogni altro ordine, la legge divina ha attribuito i misteri più divini. La divina legge ha attribuito a loro la promozione agli ordini sacri, la consacrazione del sacro miron e la benedizione santa dell'altare. L'ordine dei Vescovi, pieno di potenza perfezionatrice, compie in modo preminente le funzioni che coronano le azioni della gerarchia. Il Vescovo promosso alla consacrazione piega ambedue le ginocchia davanti all'altare. Sul capo e sulle spalle alle scritture dateci da Dio e la mano dei consacranti con le santissime invocazioni. Ciò significa che la fonte di ogni consacrazione è lo Spirito Santo Paraclito. Anche il bacio reciproco verso la fine della consacrazione simboleggia l'unione sacra e la gioia nel reciproco amore che conserva integra la bellezza divina al carattere sacerdotale. Con questa significativa cerimonia, in esecuzione del superiore mandato del Santo Padre Giovanni Paolo II e di tutta la Chiesa Cattolica, in presenza del eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Palermo, dell'Episcopato di Sicilia, dei piissimi Vescovi e Sacerdoti, nonché dell'intero popolo di Dio qui radunato, abbiamo compiuto la chirotonia dell'eletto Vescovo, scelto da Dio, dell'eparchia vacante di Piana degli Albanesi, invocando la discesa dello Spirito Santo secondo il precetto degli Apostoli e secondo l'insegnamento dei Santi e Teofori Padri. Vieni dunque, o Pastore neoconsacrato, accogli con noi e prima di noi il tuo popolo, che lo Spirito Santo ti ha affidato. Ora insegna ad adorare Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo in tre persone, in una maestà e in un unico splendore. Ricerca la pecorella perduta, rinfranca quelle debole e custodisci quella forte. Ci aspettiamo da te negli uffici spirituali tanto successo quanto, come sappiamo, hai avuto negli uffici terreni. Ricevi dai condottieri che ti hanno preceduto l'armatura migliore con cui potrai estinguere i dardi infuocati del maligno e presentare al Signore un popolo suo, un popolo santo, un sacerdozio regale. E a voi, carissimi fratelli e sorelle in Cristo, la mia parola umile e semplice sia di ammonimento fraterno. Dovete essere, come lo raccomanda San Ignazio di Antiochia, tutt'uno col pensiero del Vescovo, come già lo siete. Infatti, il vostro collegio presbiterale, degno del suo nome, degno di Dio, è unito al Vescovo come le corde alla cetra. Dalla vostra unità, dal vostro amore concorde si innalza un canto a Gesù Cristo. Ma anche voi, laici, dovete formare un solo coro, prendendo tutti la nota che proviene da Dio,
concertando nella più stretta armonia, per inneggiare con una voce sola al Padre per mezzo di Gesù Cristo. È bene per voi rimanere nell'unità più indiscussa, per essere così sempre uniti a Dio. Ricordatevi sempre, benché inseriti pienamente nel tessuto socioculturale della vostra terra attuale, che non dovete mai perdere di vista la vostra patria d'origine, l'Albania. Lo sguardo della diaspora albanese in tutto il mondo è rimasto fedelmente rivolto verso l'est, verso la terra dei padri. Questo attaccamento non si è mai spento lungo i secoli. Esso è sempre vivo nel popolo italo-albanese e continua ad esprimersi in quel canto degli esuli che gli arveresh si sono tramandati di padre in figlio, fedeli alla memoria della madre patria. O bella Morea, come ti ho lasciata e più non ti ho vista. Ivi ho il Signor mio padre, ivi ho la Signora mia madre, ivi ho anche il fratello mio. O bella Morea, come ti ho lasciata e mai più ti ho rivista. Remote nel tempo, ma vicine nel cuore, al cuore le antiche vicende della tragica Pentecoste, data di Pentecoste del 1453, cioè della caduta di Costantinopoli, avvenuta esattamente il sabato prima della Pentecoste, risuonò tutt'oggi nei canti e nei proverbi. Tutti i sabati vadano e vengano, ma quello della Pentecoste non venga mai più. Più ancora commuove l'attaccamento a tutto ciò che è patrimonio sacro della fede religiosa, dell'etnia degli Alveresh di Sicilia. Ne sono tra l'altro testimonianze le caratteristiche melodie liturgiche provenienti con ogni verosimiglianza dall'uso della chiesa di Ohrid. Gli albanesi di Sicilia vi restano gelosamente attaccati. Fonte di speranza ed esigenza di sostegno rappresenta per loro la devozione alla Vergine Odigitria, un inno tanto caro agli albanesi di Sicilia da essere assunto da loro quasi ad emblema della propria etnia. Fa rivivere con le note accorate e solenni la loro angoscia e la loro attesa di esuli. O scudo dell'Albania, che ci dai consiglio e benedizione, tu che proteggesti i nostri avi perché non perdessero la loro santa fede, abbi cura degli albanesi ovunque si trovino ed ovunque siano. Difendici come difendesti gli albanesi nel giorno in cui li guidasti in terra straniera, andando avanti a loro come una luce. Ma invano, non meno dei padri nostri guerrieri, i quali, ben lo sappiamo, per onore di tutti prevalgono, avendo te come guida, noi resisteremo e ce ne staremo con la fede che essi ci hanno tramandata e che non è mai più venuta a meno. Con quella bandiera che essi ci hanno consegnato, tutta rosseggiante per il sangue, oggi come in ogni tempo, un solo desiderio accende i nostri cuori, da albanesi e da cristiani, di adorare Dio con la lingua che Egli ci ha data, così come lo adorava il castriota e il parentado da quale discendiamo. Mi sembra quanto mai giusto e opportuno
fa risuonare anche oggi le parole che il Cardinale Arcivescovo di Palermo pronunciamo il 16 gennaio 1978 in questa cattedrale nel celebrarvi il 40° anno dell'istituzione canonica dell'eparchia. Con l'erezione della diocesi di Piana degli Albanesi non si è voluto soltanto ricordare un passato o dare soltanto valore a quanto ne rimane nel presente, ma soprattutto portare avanti un lavoro che ancora può e deve farsi sulla base della testimonianza che rappresenta la diocesi bizantina in questa nostra Sicilia, che per tanti motivi racchiude, vive e promuove valori che non può e non deve perdere, anche per il significato che assume in tutto il mondo cattolico la presenza di questa diocesi bizantina in territorio latino. La diocesi di Piana degli Albanesi, come è stato dimostrato anche negli ultimi anni, ha un compito da svolgere, una testimonianza, una garanzia da dare a tanti nostri fratelli delle chiese dell'Oriente cristiano, di cui la Chiesa romana non vuole assolutamente né sopprimere né diminuire di prestigio. Rievocando dopo 11 anni tale augurio al vescovo Sotir, oggi consacrato, e a tutto il suo popolo, alziamo tutti il nostro sguardo al cielo e preghiamo: Signore, guarda dal cielo e visita questa vigna, la quale ha piantato la tua destra. Amen. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φιλατώμενοι, σι την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Il coro canta l'Ita Cherubim, l'inno cherubico. Noi che misticamente rappresentiamo i cherubini e dalla Trinità vivificante cantiamo l'inno tre volte santo, deponiamo ora ogni sollecitudine mondana. Thank you.
Anticamente a questo punto venivano fatti uscire dalla chiesa i peccatori e i catecumeni che non potevano assistere alla liturgia dei fedeli o eucaristica. Sono due parole su Papa Sotir Ferrara, oggi Sua Eccellenza Reverendissima Terza Eparca di Piana degli Albanesi. Si è formato culturalmente presso il Seminario Diocesano di Piana degli Albanesi. Dopo due anni di studi a Grottaferrata si è trasferito al Collegio Greco di Roma per frequentare i corsi di teologia e filosofia alla Pontificia Università Gregoriana. Ha proseguito gli studi a Palermo e si è laureato in matematica ed è stato ordinato sacerdote a Piana il 19 novembre 1961 da Sua Eccellenza Monsignor Perniciaro, che nel 1978 lo eleva alla dignità di protosincello, cioè vicario generale. La carica gli viene confermata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Salvatore Pappalardo nel febbraio del 1982. Sua Eminenza il Cardinale Pappalardo oggi è presente al rito, oltre che come Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, come Amministratore Apostolico dell'Eparchia. Papa Sotir Ferrara è Presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Ha frequentato il corso di direzione corale sotto la guida del Maestro Bartolucci presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra, dedicandosi allo studio della musica bizantina. Alla sua opera si deve la formazione nel 1965 della Corale San Demetrio, che oggi esegue i canti della Chirotonia Episcopale. Siamo al momento del grande introito che rappresenta l'ingresso di Cristo nella città santa di Gerusalemme, dove sarebbe stato immolato. I concelebranti si preparano per il grande ingresso, la solenne processione attraverso la quale Cristo, l'offerente e l'offerto, ritorna misticamente nel mondo per immolarsi nella cena del suo corpo e del suo sangue. Segna l'inizio della liturgia dei fedeli e ripropone alla nostra riflessione il mistero della salvezza. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo sta per immolarsi e offrire ad ogni uomo la Pasqua della sua morte e della sua risurrezione. Assieme
ai doni, ecco, li vediamo in questo momento uscire per il grande ingresso. Assieme ai doni verranno portati la mitra. I celebranti sono rientrati attraverso le porte sante nel presbiterio e hanno deposto sopra l'altare le sacre offerte incensandole. Il coro riprende il canto interrotto che si concluderà con l'Alleluia, pegno della presenza del Divino, e dà ad ogni fedele la certezza che lo Spirito Santo opererà in lui così come Cristo ha operato nella natura umana, ricongiungendola a quella divina. La corale fondata da Sua Eccellenza Reverendissima Sotir Ferrara nel 1975 a Madrid ha caratterizzato con le sue melodie la cerimonia nuziale del re d'Albania in esilio. Υπέρ των προτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Il diacono chiede al Signore che l'intero giorno sia perfetto, santo, tranquillo e senza peccato. Il coro risponde: Parascu Kyrie, concedi, o Signore. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχές ημών γερήν τον κόσμο παρά του Κύριου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κύριου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλης της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυν τα ελληνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δια των νυχτηριμών του μονογενού σου Υιού μεθευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικία και στους αιώνας των αιώνων. Il nuovo vescovo. Αγαπήσομεν αλλήλους, ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. E adesso il diacono, dicendo amiamoci gli uni gli altri affinché in unità di spirito professiamo la nostra fede. Il coro risponde nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, Trinità consustanziale e indivisibile. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti. Il credo è la confessione di fede dei seguaci di Cristo, per cui hanno dato serenamente la vita ai martiri di tutti i tempi. I concelebranti stanno scambiando l'abbraccio di pace, l'uno dicendo Cristo è in mezzo a noi, l'altro rispondendo e sarà. Ogni fedele raffigurandosi in spirito tutti i fedeli, non soltanto coloro che sono presenti in chiesa ma anche gli assenti, si sforza di riconciliarsi con tutti e nel suo animo dà a ciascuno il bacio della riconciliazione.
Siamo al momento del santo. Con la parola santo ripetuta tre volte si vuole indicare il mistero della Trinità con il Signore dell'universo, l'unità di Dio. Al canto trionfale dei serafini riecheggianti nei cieli si unisce il coro della Chiesa che della terra eleva la sua voce e gli va incontro. Sarà in disipsistis se vorrei meno salfomis se non ti chiedivo, sarà in disipsistis. Metta tutto che hai visto, materia un dinamio, un despota filante, un uomo in telefone. Aio sì che panaios, sì che omoniris, io che tornemmo se tu aio. Aio sì che panaios, che vanalo per visi doxis. Questa cosa sono se rapis, a sol se donne ion, se tu manieri in cuore. In a paso pistevo, in certo mia poli dialetti, se in ionio. O se tom, che passa, tini per i moni, che non mi è filosos. Tini qui per edito, domalo, de a tom per edito, che questo posto senso. Lo vanacco, che ho mi si arsina per i stessi schemi di Isas, Alianzas, Lassas, ed che ti sei saputo di teschi apostoli si bon. Siamo al momento della consacrazione, vengono agitati sui sacri vasi i cosiddetti ripidion, sono dei ventagli con disegnati gli angeli dei cherubini per indicare che la schiera degli angeli unita ai santi e all'assemblea in chiesa si unisce in un solo coro. Ma da valonto per matisse tu aggio. Amico,
Ξερέτος της Παναγίας Αχράντου υπερευλοημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Il coro canta adesso un inno alla Vergine chiamato Megalinario. Εν πρώτης μίστητη Κύριε του Παναγιωτά του Πατρός ημών Ιωάννου Παύλου Παπαρόμης, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες, εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακρεμορεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Άντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτυχε τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Και πνευματικής τραπέζης, μετακαθρούς ενιδότος, της άντης εν αμαρτιών, της ενθόρησης του πνευματικού, της πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, της Βασιλείαν, της Βασιλείας Ορεινών Κληρονομίαν, της Παρισίλ, την Προσέμι, εις κλίμα, εις κατάκρι. Καταξίως τον ημάς δέσποτα μετά Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον ευουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πατρε νόστρα, Πατρε νόστρα, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Πένα το νημό των ετιούσιων, ως ημίν σήμερα, και αν δεν συμβείτε το πνεύμα τε ημών, ως και μη σαφίεμεν το σωτηρέ της ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμό
Questa preghiera insegnataci da Gesù ai suoi discepoli racchiude ed abbraccia ogni nostro bisogno, compendia tutto quanto possiamo domandare al Signore. Φαλασίμον το Κύριο δίνομεν. Κάριν την και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μολυενούς ο γιού με του ευνοητώσει συν το Παναγίο και αγατό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Era il momento dell'elevazione. Il vescovo dice le cose sante ai santi e il coro risponde: solo uno è santo, solo uno è Signore, Gesù Cristo, per la gloria di Dio Padre. Amen. Ci stiamo preparando alla comunione.
Bizantino si dice il rito che, derivato dalle usanze liturgiche già attestate ad Antiochia nel IV secolo, andò sviluppandosi a Costantinopoli, Bisanzio, sotto il duplice influsso delle basiliche imperiali e dei monasteri, fino ad apparire nel secolo IX sostanzialmente uguale al rito attuale. Il rito bizantino, dal patriarcato di Costantinopoli, si diffuse in tutte le province ecclesiastiche dipendente in origine da tale patriarcato, Anatolia, Balcani, Ucraina, Russia, e dall'XI secolo sostituì i riti preesistenti nei patriarcati ortodossi di Antiochia, Alessandria e Gerusalemme. In tutte queste regioni vi è una grande uniformità liturgica, pur con piccole varianti locali. La differenza più sensibile, ma puramente formale, è quella della lingua. La lingua originaria è il greco antico, ma già da epoca remota è in uso il georgiano e nei paesi slavi dal secolo IX lo slavo antico, cosiddetto staroslavo, è pure usato il rumeno e l'arabo, e non è escluso l'impiego delle lingue moderne. Piana degli Albanesi conserva ancora oggi il rito bizantino greco, la lingua albanese e i caratteristici costumi femminili riccamente ricamati che vediamo in questo momento inquadrati, di cui va fiera. Vediamo in questo momento inquadrato l'abside della cattedrale di San Demetrio. Gli affreschi dell'abside della cattedrale tra il 1641 e il 1646 sono stati eseguiti dal pittore monrealese Pietro Novelli. Questa è la testimonianza più grande che l'artista monrealese ha lasciato a Piana degli Albanesi. Thank you.
τα λαβόντες των θείων Άγιων Αγράντων Αδανάτων Επουρανίων Ζωβιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Πάσαν τελείαν Άγιαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα. Ότι εσύ ο ιασμός ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Siamo quasi alla fine di questa chirotomia episcopale. Il sacerdote davanti all'icona di Cristo Re recita la preghiera: O Signore, tu che benedici quei che ti benedicono e santifichi coloro che confidano in te, salva il popolo tuo e benedici la tua eredità. Custodisci l'insieme della Chiesa, santifica coloro che amano il decoro della tua casa. Tu in contraccambio glorificali con la tua divina potenza e non abbandonare noi che speriamo in te. Dona la pace al mondo che è tuo, alle tue chiese, ai tuoi sacerdoti, ai nostri governanti, all'esercito e a tutto il popolo. Riceve in questo momento l'encolpion, è un medaglione su cui è raffigurata un'immagine sacra, in genere la madre di Dio. Assieme all'encolpion gli viene consegnata anche la croce pettorale. Oltre la croce pettorale gli verrà consegnata, ecco, in questo momento la mitra o corona, tipico copricapo liturgico vescovile a foggia della corona usata dagli antichi imperatori bizantini. Ecco il nuovo vescovo, il consacrato, che esce per, sicuramente ringrazierà, penso che ringrazierà i presenti a questo punto, l'applauso dei fedeli. Visibilmente commosso. E benedetto il Signore, Dio dei padri nostri, per i secoli eterni. Amin. E grazia divina gratuita, la gioia che oggi a tutti noi è concessa,
di celebrare Cristo, Signore risorto nello Spirito Santo, per la gloria del Padre, innalzati così ad adorare con un unico atto di amore laudante e grato la triade santa consustanziale e indivisibile, vita e speranza nostra unica. L'epistola di oggi ci mostra come Paolo affidi il tesoro della sua tradizione apostolica al diletto discepolo Timoteo, figura eletta di giovane vescovo delle chiese di Dio. È un programma tuttavia valido sia per il vescovo novello, sia per il suo presbiterio santo, sia per tutti i suoi figli e fedeli a lui affidati, il popolo santo del Dio vivente. Ecco, seguire la dottrina apostolica, la condotta apostolica, i propositi, la fede, la longanimità, la carità, la costanza, subire persecuzioni e sofferenze inevitabili per chi regge, per chi segue il Signore, dalle quali tuttavia Egli a suo tempo ci libera. Fratelli tutti carissimi, proprio a me, da oggi, incombe, senza mio merito e senza mia richiesta, l'ufficio terribile davanti a Dio e agli uomini di manifestare, reggere ed incrementare la chinonia dello Spirito nella Santa Chiesa che fa il suo esodo qui a Piana degli Albanesi. Comunione che, se dipende da me, è oggetto di mio rendiconto al Signore, come del resto ciascuno di tutti voi che in diversi modi e gradi ne siete partecipi e corresponsabili con me, ne dovete rendere conto al Signore. È una comunione di fede, di speranza, di carità. È fondata sulla fonte inesauribile, la divina parola che salva, la quale da me deve essere sempre a voi annunciata e spiegata. Con voi deve essere amata, vissuta, contemplata, celebrata, testimoniata al mondo. È comunione che affonte nella celebrazione continua del risorto e sulle opere della divina carità, sulla pace totale tra i fratelli, sulla costruzione continua della casa di Dio, della famiglia del Padre, alla quale presiede dal suo trono di gloria nello Spirito il Signore risorto. Nella nostra lode riconoscente al Signore, poi, mai dimentichiamo la funzione peculiare che la Divina Provvidenza affida alla nostra Chiesa nel contesto pacifico delle Chiese sorelle, con le quali conviviamo nella pace, nella comunione, nello scambio fraterno, per la reciproca edificazione. E insieme ripensiamo oggi, come sempre, come nostro inevitabile impegno, alle Chiese sorelle della tradizione orientale, in specie dunque alle Chiese di rito bizantino, all'ortodossia, con le quali ci vincolano per sempre i legami della comune origine, della fedeltà alla tradizione dei padri, della comunità di identico approccio al mistero divino. Con tutte queste sante chiese, il Signore, nella sua bontà, ci chiama al lungo e difficile cammino della fede e dell'unità, che si deve recuperare e vivere nella carità. E noi vogliamo rispondere, oggi e sempre, nella nostra umiltà e debolezza, ma anche accettando la forza invincibile della grazia dello Spirito. Per questo, dal cuore dei divini misteri che oggi celebriamo, nella sinodia santa che costituiamo adesso e sempre, come eparca nuovo di questa comunità, mi rivolgo a tutti i fedeli e a quanti, da vicino e da lontano, ci amano e ci confortano. Io sono posto quale gerarca sacro per voi, scelto tra voi per stare con voi, mai senza di voi. Il procedere lungo le vie del Signore dovrà dunque essere realizzato insieme fino alla pienezza dei divini disegni su noi tutti. E intanto io sono con voi ad implorare la grazia dello Spirito che tutto adempie, che colma ogni deficienza, che supplisce ogni difetto. E per questo oso ripetere le parole dell'Apostolo quando ai suoi diletti colossesi chiedeva così: perseverate nella preghiera,
vigilate nella medesima Eucaristia, pregando insieme anche per noi, affinché Dio apra la porta della sua parola per parlare il mistero di Cristo, cosicché io lo manifesti come è necessario che io parli. Nella sapienza procedete verso quelli che stanno fuori, redimendo il tempo. Ma Paolo ancora insisteva con gli Efesini: attraverso ogni preghiera e supplica pregate in ogni tempo nello Spirito, e in Lui vigilate con tutta la perseveranza e supplica in favore di tutti i santi, ed anche per me, affinché a me sia donata la parola con l'apertura della mia bocca, cosicché con franchezza io faccia conoscere il mistero dell'Evangelo, ed in esso io parli con franchezza, com'è necessario che io parli. Che il Signore, oggi e sempre, esaudisca abbondantemente tutte le nostre suppliche, accolga tutte le nostre azioni di grazie e sia lieto di tutta la nostra lode. Mi siano consentiti un pensiero deferente ed un ringraziamento sincero, anche a nome della comunità diocesana, a Sua Santità Giovanni Paolo II, Papa di Roma, il quale, nella sua illuminata saggezza, nel donare il vescovo a questa eparchia, ha ritenuto opportuno, prescindendo dalla mia umile persona, sceglierlo tra il presbiterio santo della stessa. Poc'anzi, dopo la consacrazione, abbiamo pregato per lui e continueremo a pregare affinché il Signore conceda alle sue sante chiese che egli sia nella pace, nella sicurezza, in onore, in buona salute e longevità, rettamente dispensando la sua parola di verità. Ringrazio gli eccellentissimi vescovi, Monsignor Miroslav Stefan Marušin, arcivescovo di Cadi, segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, Monsignor Joachim Herbut, vescovo di Skopje-Prizren, Monsignor Anargiro Prindesis, vescovo titolare di Grazianopoli, Monsignor Ercole Lupinacci, vescovo di Lungro, ancora ricordato con affetto e riconoscenza dalla comunità per i 7 anni ad essa dedicati con generosità come vescovo, e dal quale auguro un fecondo apostolato nell'eparchia sorella di Lungro. Ringrazio l'Episcopato siciliano, che nell'occasione ha voluto manifestare l'unità della Chiesa, pur nella vicendevolmente arricchente varietà. Noi, Chiesa di Piana degli Albanesi, siamo una componente delle Chiese di Sicilia. Abbiamo sempre operato e ribadiamo il proposito di volere operare in seno ad esse ed in sintonia con esse. E la graditissima presenza di questo Episcopato nella nostra cattedrale, dove ha partecipato alla lode tributata al Signore con un rito che è anche quello dei nostri fratelli ortodossi, ne è una autorevolissima testimonianza. Pertanto, ancora memori e grati per la generosa ospitalità accordata 5 secoli or sono ai nostri padri, noi tutti, vescovo, presbiterio, comunità ecclesiale, vi preghiamo caldamente di volere sovvenire alle nostre necessità spirituali, aiutandoci a crescere nella fede e nella testimonianza cristiana, per poter sempre di più, uso le parole della Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, amarci gli uni gli altri, per poter professare nella concordia la nostra fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, triade consustanziale ed indivisibile. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Nicola Prela, vicario generale ed ausiliare della diocesi di Skopje-Prizren per i fedeli di lingua albanese, il reverendissimo archimandrita dell'abbadia greca di Santa Maria di Grotteferrata, padre Paolo Giannini, reverendissimo abate di San Martino delle Scale, padre Chianetta, reverendissimo archimandrita Enrico Galbiati, prefetto della Biblioteca Vaticana Ambrosiana, il reverendissimo archimandrita Oliviero Racchè, rettore del Pontificio Collegio Greco di Roma, il reverendissimo ieromonaco Nicola Cuccia, rettore del Pontificio Seminario Benedetto XV di Grottaferrata, il reverendissimo vicario generale dell'Arcidiocesi di Palermo, Monsignor Salvatore Cristina, nonché il reverendissimo padre Giorgio Zuzzar della Congregazione Orientale, i sacerdoti concelebranti e quelli presenti, i religiosi e le religiose.
Ringrazio il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Salvatore Lauricella, e con lui le autorità civili, gli esponenti della magistratura, i sindaci della comunità e le autorità militari presenti. Ringrazio in modo particolare i componenti del Comitato per la Chirotonia che tanto si sono prodigati per la buona organizzazione spirituale e logistica dell'evento e le ragazze che indossando gli sfarzosi costumi tradizionali hanno impreziosito questa celebrazione. Ma soprattutto ringrazio tutti voi fedeli che ho qui in chiesa con il canto e la partecipazione attiva o collegati via radio o con l'intenzione all'unisono avete elevato la vostra preghiera al Signore come incenso profumato affinché il vostro Vescovo possa essere ricco di spirito di prudenza, di umiltà, di pazienza, di carità e affinché le sue azioni siano il frutto della carità. Un saluto affettuoso ai sofferenti, ai malati, ai bisognosi, agli insoddisfatti, ai lontani dalla vita ecclesiale. A tutti il Vescovo assicura il proprio affetto cristiano, la propria disponibilità, il proprio servizio disinteressato. Volutamente, ma non per ultimo, ringrazio anche a nome della comunità eparchiale il signor Cardinale Salvatore Pappalardo, Arcivescovo Metropolita di Palermo ed amministratore apostolico dell'eparchia dal 15 gennaio 88 ad oggi. Vostra Eminenza, oltre alla gravosa cura pastorale della sua arcidiocesi, si è accollato per un anno anche l'onere della conduzione, certamente non facile, di questa eparchia di Piana degli Albanesi. Con la sensibilità di un padre e con l'attenzione e la sollecitudine del pastore, ha dedicato le sue migliori energie per il buon esito del mandato affidatole dalla Santa Sede, trovando il tempo di visitare, anche con gravoso sacrificio personale, una ad una le parrocchie dell'eparchia, ascoltando con la dovuta attenzione tutti i gruppi, ecclesiali e non, interessati in modo anche molto variegato alla vita della stessa. Vostra Eminenza, sempre anteponendo il bene della Chiesa, ha portato a termine, con esiti positivi, almeno per la stragrande maggioranza dei fedeli, quanto richiestole dalla Santa Sede. Per tutto questo le diciamo grazie ed idealmente la abbracciamo attaccandoci al suo collo per mezzo di un epidrachilion, striscia di drappo ornato che il sacerdote si pone al collo, con la precisazione che non si tratta di stoffa, bensì di una collana di argento dorato alla quale va appesa l'icone della Madonna. Voglio gradire questo omaggio quale pegno del nostro affetto e della nostra riconoscenza. Bellissimo un pensiero alla Nostra Signora Maria di questo Madre regalo di Dio, dell'incolpio no, perché con mi sia Maria, di aiuto, al suo eminenza riparo e protezione in tutti i giorni della mia vita. A colui che è potente sopra ogni realtà, di operare sovrabbondantemente quanto noi chiediamo o pensiamo, secondo la potenza dello Spirito che opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa ed in Cristo Gesù, con lo Spirito, per tutte le generazioni del secolo dei secoli. Amin. Siamo al momento della benedizione finale. Piana degli Albanesi, con i suoi 21 sacerdoti, con 5 sacerdoti religiosi,
i suoi 53.674 abitanti verranno da questo momento guidati da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Sotir Ferrara. Termina dunque qui in questa domenica 15 gennaio 1989 la chirotonia episcopale, il rito bizantino greco. Prima di salutare, la TSE fa un augurio di un fecondo episcopato, sicuri che all'amore per l'eparchia aggiungerà amore e alle premure aggiungerà premure a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Sotir Ferrara. Enrico Venturini che vi ha parlato, il consulente liturgico Papa Scola Ciulla, Donnarumma Franco al controllo camera, i cameraman Nino Azzaretto, Roberto Di Fede e Nino Falletta e ancora Pino Schimenti alla regia vi augurano una buona e santa domenica. A tutti, buongiorno.
Muzzo, sembra stoico ieri. Le cose devo mettere.